dicono che oggi ci troviamo in una situazione in cui 4 miliardi di persone nel mondo vivono in regioni caratterizzate da forte scarsità di acqua. Il mondo della finanza, il mondo dell'impresa, il mondo che determina oggi lo sviluppo tecnologico, quindi prodotti, servizi, maniera di vivere, maniera di produrre, pensa che l'acqua è il rischio maggiore per il 2050, nel 2015, e che quindi tutto dovrà ruotare attorno a questo rischio. Ora, se pensate che tutta la nostra economia capitalista si basa sul concetto di rischio, potete immaginare cosa significa per Coca-Cola, per Nestlé, per Danone, per l'industria della carta, per l'industria informatica, per l'industria farmaceutica, il fatto che la mancanza, la scarsezza dell'acqua sia il rischio maggiore che il mondo economico, finanziario e industriale considera. Terzo elemento di dato a cui già ha fatto riferimento a giusto titolo Curzio è che uno studio pubblicato ora a febbraio, quindi alcuni mesi fa, in Nature, dice che sulle 482 città più popolose al mondo, 60%, cioè di circa 300, si troveranno nel 2050 a secco, non avranno acqua. Qui è un futuro terribile, è uno scenario che noi vi invitiamo a dire è inaccettabile, ecco perché lo vogliamo creare questa nuova struttura. Quali sono le conseguenze che abbiamo tratto e che ci portano a fare questo museo laboratorio per il diritto all'acqua? Che è ancora più importante della rarefazione quantitativa e qualitativa dell'elemento vitale acqua, che già per sé è esclusiva, la rarefazione dell'acqua, giustamente in una logica di rivalità e di esclusione, e di privatizzazione e di mercificazione, si traduce nella rarefazione dei beni comuni. Cioè dire, il futuro scenario è che noi entriamo in una logica di far sparire i beni comuni. Ed ecco allora che se non c'è beni comuni, non c'è res pubblica, non c'è Stato. Se non abbiamo più beni comuni, se non abbiamo accesso all'elemento vitale, noi siamo entrati in una storia della fine della società dei diritti, perché abbiamo la rarefazione dei diritti. E anche se i diritti sono riconosciuti nelle varie costituzioni, la concretizzazione dei diritti oramai dappertutto è sempre in stato regressivo rispetto all'affermazione dei diritti. Per cui oggi oramai un presidente Nestlé, un presidente Coca-Cola o un presidente anche di una impresa Acea qui in Italia può dichiarare: non è vero che c'hai il diritto all'acqua, lo devi pagare. E che dice, tutta la cultura dell'economia dei diritti è trasformata dal principio della gratuità e dell'obbligo, si passa al principio del pagamento e della condizione di esclusione se tu non paghi. Ecco, questo è il punto, a mio parere, è il punto centrale del perché abbiamo fatto il museo laboratorio. Ed è su queste basi che bisogna quindi fare cosa? La memoria. Ricordare che i diritti sono qualcosa di fondamentale, ricordare che siamo stati capaci di creare lo Stato di diritto, riaffermare il principio della società di comunità globale della vita, a cui anche fa riferimento Papa Francesco. E allora ecco il concetto di laboratorio, è una memoria che si basa per creare nuovi esperimenti, per far sì che ci sia questa creazione di una comunità degli abitanti della terra fondata sul principio del diritto alla vita universale, senza condizioni, senza restrizioni, senza esclusioni, capace questi abitanti di essere dei cittadini della casa comune e quindi partecipare alla definizione degli strumenti necessari e indispensabili perché tutti possano abitare la stessa casa. Per il momento non abbiamo soldi, e questa è la grande capacità utopica che abbiamo, cioè dire di costruire il futuro senza avere i soldi. E infatti il futuro si costruisce sempre,
con le idee, non con i soldi. Poi i soldi sono importanti. Questo nuovo cammino della riscossa sui diritti da parte degli abitanti della Terra possa condurci non domani, ma nel 2050 a dimostrare che tutte le indicazioni che sono state emerse dai vari studi e che sono assai rigorosi sono state smentite da una capacità utopica creatrice da parte degli esseri umani, e che i sistemi funzionano, ma ancora più forte dei sistemi è la volontà, è questo desiderio utopico degli esseri umani che non hanno mai fallito in certi momenti della storia.